Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati. Sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Questa notte è andata in scena forse la partita più demoralizzante per tutte le altre contender del cucuzzaro NBA che potesse andare in onda. I Golden State Warriors sono ufficialmente ritornati sulla mappa NBA dopo due stagioni in chiaro, diciamo pure di merda. E hanno stravinto nel duello contro i Brooklyn Nets. Primo tempo della partita, per chi l'ha vista, ovviamente equilibratissimo, ma con una squadra che gioca anche piuttosto bene, con una squadra che si applica difensivamente in tutti i suoi giocatori e una squadra che invece fa totale affidamento sul talento, seppur sconfinato e infinito, di Kevin Durant e in parte di James Harden, o quel che rimane di James Harden, ovvero grosso modo una barba. Perché dico demoralizzante? Perché è sembrato di rivedere i Golden State Warriors del 2016 in particolar modo, quelli delle 73 vittorie. Una squadra che è stata in partita, è stata agganciata alla partita, che ha alternato parecchi giocatori in marcatura su Kevin Durant. Ci sono stati Draymond Green, c'è stato Otto Porter, c'è stato Kuminga, che sta cominciando ad avere un impatto difensivo pauroso. E poi all'inizio del terzo quarto e per tutto il terzo periodo, una di quelle sgasate che erano classiche nel 2015-2016 e che di fatto ti facevano vincere le partite anche in più che in doppia cifra di vantaggio. C'è un entusiasmo che non si vedeva per l'appunto da probabilmente il 2016, nel senso che nel 2017-18 e anche 19 l'avere Kevin Durant in squadra in qualche modo è stato per molti versi un peso. Andiamo a rivederci le dichiarazioni di Steve Kerr, le dichiarazioni di Green, di Thompson, di Bob Myers. Dopo gli anelli vinti con Kevin Durant, sembrava che nonostante la forza della squadra, il peso di dover comunque vincere a tutti i costi fosse tremendamente troppo elevato rispetto a quello che c'era un tempo. Ovviamente ha ragione, nel senso, a una squadra da 73 vittorie aggiungi il miglior giocatore dell'NBA, diciamo, la pressione aumenta per forza, o comunque sono tutti lì pronti a indicarti, a deriderti se e quando dovessi fallire. Si è tornati indietro di 6 anni, 2015-2016, in quelle due stagioni là in cui si vedeva proprio che Stephen Curry, ma che tutti i giocatori, si divertivano e avevano un loro ruolo all'interno del contesto Golden State Warriors. All'epoca c'erano Leandro Barbosa, c'era Maurice Spates, c'era David Lee il primo anno, c'erano dei giocatori che magari avevano meno minutaggio, ma entravano in campo e sapevano esattamente quello che dovevano fare. In questo contesto Golden State Warriors, i David Lee di allora, i Leandro Barbosa di allora, sono Damian Lee, per esempio, sono Jordan Poole, che parte in quintetto, ma col rientro di Klay Thompson è probabile che partirà dalla panchina, sono i Nemanja Bjelica, gli Otto Porter, e poi c'è un grande punto in comune tra le due franchigie, oltre a Stephen Curry, ovviamente parlo di Andre Iguodala, che in questo contesto di basket, di pallacanestro, sguazza che è una meraviglia. È il classico giocatore che è al momento giusto, al posto giusto, coi tempi giusti e fa sempre la cosa giusta. Cioè praticamente un jolly che in un contesto Golden State Warriors può arrivare a giocare fino a 40 anni, 42-43 anni, ma proprio in scioltezza totale. Che altro si vede che è uguale adesso a 5-6 anni fa? Il fatto che giocassero al Barclays Center di Brooklyn e ad ogni tripla di Stephen Curry i tifosi andavano in totale visibilio. Canti MVP, MVP a Brooklyn nel palazzetto di Kevin Durant, ovvero l'altro principale indiziato per vincere l'MVP, canti verso il numero 30 di Golden State. Giocate incredibili, tiri impossibili,
una tripla a gioco fermo in cui ha scagliato il pallone a decine di metri d'altezza e ha fatto canestro. Ci sono tanti puntini, ragazzi, che se uniti uno dietro l'altro ci riportano a quelle due stagioni 2015-2016 che hanno fatto dei Golden State Warriors la squadra da battere, che hanno fatto di Stephen Curry la nuova faccia della NBA, con buona pace insomma di LeBron James, con cui comunque quattro finali uno contro l'altro ci sono state, e poi tutto il contesto generale, il contesto che c'è intorno. C'è proprio la sensazione che ogni volta che scende in campo questo qui possa succedere qualcosa di fenomenale. Aggiungete poi Draymond Green, un Draymond Green motivato, un Draymond Green che è tornato ad essere leader in campo, soprattutto difensivo, di questa squadra. Quando c'è lui in campo difendono tutti meglio, difendono tutti in maniera cattiva, sul pallone, sono sempre al posto giusto. E un altro giocatore che è stato eternamente vilipeso come Andrew Wiggins, non perché sia scarso Wiggins, ma perché guadagnava troppo in relazione a quello che poteva dare sul campo, che adesso ha un ruolo chiave all'interno di questa squadra. Per ruolo chiave intendo il giocatore che difensivamente ti marca quasi sempre, o comunque può marcarti per una partita intera, la stella avversaria, e che dall'altra parte può metterti 20 o 30 o 35 punti, come è già successo in questa stagione, visto che le spaziature con Stephen Curry in campo e il ritorno di Klay Thompson e la vera pedina chiave, il vero motivo per cui i Golden State Warriors sono tornati ad avere questo tipo di gioco, ovvero Jordan Poole. Il fatto che Jordan Poole sia esploso in questo modo in prestagione ha fatto in qualche modo adeguare le difese avversarie, ha fatto prendere consapevolezza le difese avversarie che, oltre a Stephen Curry, come era nell'ultimo anno in cui gli altri tiratori erano Kelly Oubre, un Andrew Wiggins con comunque il difensore addosso, un Jordan Poole acerbo, un Damian Lee acerbo, ecco, l'esplosione di Jordan Poole, che potrebbe benissimo diventare il giocatore più migliorato della stagione, fa sì che le difese non vadano in tre su Stephen Curry, ma che comunque ci sia bisogno di avere un uomo anche a 10 metri dal canestro, non, oltre che su Stephen Curry, anche su Jordan Poole. Ci sono spazi, praterie per i tagli di Otto Porter, di Iguodala e di Kuminga, e chissà, magari in futuro anche di James Wiseman, che negli ultimi due anni oggettivamente non c'erano. Io non so se sono troppo ottimista nel fare questo video, se magari voi avete una percezione diversa di quello che sta tornando ad accadere ai Golden State Warriors, ma sicuramente, ribadisco il termine che ho usato a inizio di questo video, la prestazione di questa notte contro i Brooklyn Nets è tremendamente demoralizzante per tutti gli altri. Nash ha dichiarato: non siamo ancora a livello dei Golden State Warriors. Peccato, Steve, che sulla carta la tua squadra dovrebbe essere la favorita principale per il titolo. Se anche da lì vicino dicono che i Golden State Warriors sono ingiocabili, aspettiamo di capire dopo il rientro di Klay Thompson e con l'andare di questa stagione se effettivamente la dinastia è tornata ed è pronta a riprendersi il trono oppure no. Ditemi la vostra sui Golden State Warriors, su Stephen Curry, su quello che sta succedendo nella baia usando i commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale, seguitemi giornalmente quasi su Twitch e su tutti i social. Un saluto, il Franz. Il Franz.